Ragazzi e ragazze, bentornati nel mio canale. Io sono sempre Filippo Evan e oggi volevo tenervi compagnia raccontandovi la mia esperienza con i prodotti che ho finito nel mese di ottobre. Allora, se vedete questo alone rosso, perché io comunque credo di vederlo, a quanto pare è un pelo incarnito. Perché? Io quasi una settimana e mezzo fa ho dovuto togliere tutta la barba perché avevo un servizio fotografico. Calcolate che io la barba non la tolgo mai, quantomeno l'accorcio con la macchinetta appunto per la barba. L'ultima volta che io ho tolto completamente la barba, anche i capelli, quindi li ho rasati proprio a zero con la lametta, risale ad aprile per un altro spettacolo. Quindi diciamo che la mia pelle non è molto abituata a questa zona qui a togliere, ad avere il contatto con la lametta. Quindi cosa è successo? Che sicuramente, essendo comunque il pelo spesso, mi si è arrossato, non vi dico, comunque ho sanguinato tantissimo quando toglievo la barba, non vi dico, e sicuramente ci sarà un pelo incarnito che piano piano si sta facendo strada e il dolore è atroce. Quindi adesso è rosso, fino a 2 giorni fa non era rosso, adesso è rosso perché sicuramente c'è l'infiammazione, io metto comunque la pomata per evitare appunto infezioni, eccetera. Si speri che esce subito, così almeno ci togliamo questo pensiero. Allora, bando alle ciance, vi parlo subito di questo prodotto perché è zozzissimo. Allora, questo di qua è il Baby Oil della See & Baby. È un olio che io vi ho sempre detto che per tutta l'estate mi ha tenuto compagnia, sia come scrub, quindi mettendo all'interno altri ingredienti, quindi zucchero, sale, semolino e quello che volete, poi vi farò comunque un video. Entravo in doccia con pelle asciutta, mi massaggiavo per un bel po' di tempo, facevo dei giri appunto cercando comunque di massaggiare il più possibile e poi mi sciacquavo, mi insaponavo e non c'era bisogno neanche di una crema idratante. L'ho utilizzato in estate anche post doccia, visto che in estate non sopporto comunque delle cose untuose addosso, quindi creme, eccetera. Utilizzavo questo con pelle ancora bagnata, pochissimo, poi tamponavo con l'asciugamano. Il problema di fondo è che essendo un olio va a irrancidire e quindi fa puzzare l'indumento che utilizzate, quindi in questo caso l'asciugamano. Però comunque normale, sono degli olietti carini. Volevo sempre ricordarvi perché me vedo delle recensioni non soltanto su YouTube ma anche nei vari blog. Che dicono: ah, però a me non ha fatto effetto lo shampoo, è troppo leggero, il bagnoschiuma non fa tanta schiuma, eccetera, eccetera. Prima di tutto dobbiamo sempre capire il prodotto che stiamo utilizzando. Questo prodotto, come i prodotti della See & Baby, sono stati concepiti per i bambini, per i neonati. La pelle dei neonati, rispetto alla nostra pelle, che siamo delle persone adulte, c'è nettamente una grande differenza. Ovviamente, se io vado a far utilizzare a un bambino un prodotto comunque per adulti, ovviamente ed è normale che il bambino gli si arrosserà la pelle, avrà irritazioni, bruciori, pruriti, eccetera. Quindi, prima di dire una cosa a me non è andata bene, cioè diciamolo, per me non è andato benissimo perché è comunque un prodotto leggero, eccetera, comunque è concepito per bambini, ok? È giusto comunque fare questa premessa perché purtroppo vedo recensioni campate che lasciano il tempo che trovano e mi dispiace perché poi giustamente voi arrivate, non li acquistate perché pensate che non vadano bene. Sappiate che lo shampoo comunque è delicatissimo, il bagnoschiuma è delicatissimo, ma perché è stato concepito per i bambini e andranno sicuramente bene per quelle persone che hanno delle problematiche di epidermiche, delle problematiche che ne so, di dermatite sebacea, dermatite seborroica, dermatite solare, quello che volete. Quindi sono dei prodotti molto molto delicati. Con questo io mi trovo benissimo, sono degli olietti carinissimi e devo dire che comunque mi trovo bene e lo acquisto sempre. Sono 300 ml di prodotto e un pacco di 9 mesi alla sua apertura. Poi ho finito lo struccante micellare della Nuvance. Questo di qua è certificato ICEA, ha 150 ml di prodotto e un pacco di 12 mesi dalla sua apertura. Credo costi quasi 2 euro, o forse meno di 2 euro. Ora ho 2,49 euro, non vorrei dire una cretinata. Io l'acquisto presso il discount Todis, che qui c'è appunto il loro logo. L'ho utilizzato in questi giorni che ho fatto non soltanto per me, per i servizi fotografici, ma anche per alcuni spettacoli, ma soprattutto l'ho utilizzato anche sugli altri. Allora, devo dire la verità.
Strucca, perché comunque è uno struccante micellare, rimuove efficacemente il trucco. Verissimo. Io ovviamente utilizzavo i dischetti di cotone, li imbibivo bene di questo prodotto e li massaggiavo così e poi toglievo. Però il problema è, se vai a ripassare più volte, la pelle comunque si arrossa. Non è un prodotto estremamente delicato, devo dire la verità, non è delicatissimo. Nemmeno troppo aggressivo. A me purtroppo ha dato per esempio dei rossori qui, dei rossori qui, perché vabbè, calcolate che io ho dovuto mettere dei prodotti veramente pesanti e quindi ho dovuto fare più passaggi. Però comunque diciamo che tra quando ti fai magari la ceretta qui, tra che hai levato la barba, tra che hai comunque messo fondotinta pesanti, hai fatto un trucco pesante, ok. Sicuramente se fai un trucco giornaliero, soft, eccetera, anche waterproof comunque lo toglie. Il mio è più un make-up teatrale e quindi diciamo che ci sta un po' di più. Però li toglie soltanto che giustamente poi mi ha fatto irritare la pelle, è normalissimo. Comunque ve la consiglio, molto molto carino. L'odore non è dei migliori. Ho finito questo, la lozione appunto per lenti a contatto, questa piccolina tascabile che io me la porto sempre in giro. Mi trovo comunque bene con questo, faccio sia come conservante che per mettere le lenti a contatto. Non mi ricordo quanto, forse io neanche l'ho pagata perché me la dà il mio ottico di fiducia. Universale, è una soluzione disinfettante e conservante per la pulizia e risciacquo delle lenti a contatto. Io devo dire che mi trovo bene, sono poi alla fine 50 ml di prodotto. Questo è carino da tenere sempre in borsetta, in borsa, comunque nel beauty dove voi avete le lenti a contatto. Poi cosa ho finito? Ho finito questo deodorante della Sien, il deodorante spray Hot Pink 24 ore, non alluminio. Non c'è l'alluminio qui, sulfate, quello che è. Vabbè, comunque buono, non so se qua si vede, ecco, c'è ancora un pochettino. Quando lo fate, mettetevi all'aria aperta perché questi potrebbero sterminare, credo, un intero quartiere. Il getto è molto potente, evitate di inalarlo troppo. Questo non vi tradirà sicuramente, mai. Ha questa nota fiorita. Non vi irrita la pelle, io l'ho utilizzato anche post ceretta, post depilazione anche nelle ascelle, vi devo dire che non mi ha fatto infezione oppure non mi imbruciava. Vi dico che comunque non vi tradirà mai neanche con 40 gradi, è l'unico della gamma a non avere l'alluminio all'interno. E niente, io mi trovo bene, credo che costi 1,19, 1,29, una cosa del genere. All'interno ci sono 200 ml di prodotto. Sì, credo costi intorno a 1,19 euro, 1,29 euro, una cosa del genere, sempre da Lidl. Poi ho finito, ma in realtà lo vedete pieno perché ho messo lo shampoo di Lidl. Poi vi parlerò degli shampoo buoni di Lidl, che all'interno non ci sono schifezzine varie. Voglio farvi anche una rubrica del genere, così quantomeno se andate da Lidl sapete cosa prendere. Qui all'interno c'era lo shampoo Timo per capelli grassi e con forfora. Io solo che ho messo questo di qua di Lidl, già ne ho utilizzato un bel po'. Calcolate che questa confezione da quanto? Solo che sto flash io non ci vedo, credo che sia 200 ml di prodotto, mi dura credo due mesetti e mezzo, quasi 3 mesi, perché poi io ne utilizzo pochissimo, poche gocce per quello che c'è in testa. Siccome lo trovo comodo, tanto che vi faccio vedere, vedete, io utilizzo questi vuoti perché in uno ormai non ho il borsone, in uno metto il bagnoschiuma, nell'altro metto lo shampoo. Qui ho lasciato l'etichetta per evitare appunto di confondermi, perché giusto giusto quelli che sto utilizzando sono simili di colore. E mi trovo bene da mettere nel borsone da palestra invece di portarmi i formati quelli giganti. Quindi io travaso di tanto in tanto. Allora, questo è il Timo, mi è sempre piaciuto, la linea PH Bio mi piace tutta. Parlo di bagnoschiuma e shampoo. Ho qualcosa sicuramente da dire sugli igienizzanti mani, nel senso per la pulizia delle mani, che qui c'è, poi ve lo faccio vedere e ve ne parlo. Mi è piaciuto tanto, devo dire che veramente sgrassa bene il capello, lo tiene pulito per giorni.
All'interno comunque non ci sono schifezze varie, è garantito da AIAB. All'interno ci sono 200 ml di prodotto e credo sono 6 mesi dalla sua apertura il PAO. È anche vegano e io mi trovo veramente bene. L'odore mi piace tantissimo, il timo comunque si sa ha proprietà veramente molto efficaci per chi ha dei capelli grassi e forfora. Sempre da Lidl e l'ho pagato credo 2,99. Poi, parliamo anche sempre della PHB. Ho finito questo bagno corpo Achillea. A me, come ripeto, io li adoro. Mamma mia, la profumazione è spettacolare, molto fresca. Credo che dopo la palestra questo sia uno di quei profumi, fragranze che ti aiutano tantissimo a riprenderti anche e soprattutto la mattina. All'interno abbiamo 500 ml di prodotto. È un PAO di 6 mesi dalla sua apertura. Questo comunque è sempre biologico al 100%, vegano e certificato AIAB. Ne basta veramente poco per fare tantissima, tantissima schiuma. Costano 2,99, secondo me è un prezzo pressoché dignitoso per un prodotto comunque di questa qualità. Io ho provato tutta la serie, vi ho fatto dei video comunque, sia mi pare proprio per gli shampoo che anche per questi. Comunque vi vorrei fare di nuovo dei video dove vi darò altre impressioni piano piano, mano a mano. E, vi devo dire, io mi trovo veramente bene e quando vado di tanto in tanto ne prendo uno o due. Ho visto che c'è il balsamo, non lo compro semplicemente perché è inutile. Però nel momento in cui farò crescere tanto la barba, perché magari ho uno spettacolo, eccetera, sicuramente comunque l'acquisterò e lo utilizzerò per la barba e vi farò sapere. Sempre da Lidl, questo di qua. Sempre da Lidl, ho finito, non ci fate caso, perché credo che sia in uno stato pietoso. Vedete che c'è qui. Ce n'è ancora forse pochissimo, ma tanto adesso lo finisco. Questo è il sapone liquido Marsiglia. Allora, io vi ho fatto un video dove vi dicevo che erano dei buonissimi prodotti e lo penso ancora oggi. Credo però, a distanza di tanto tempo che li utilizzo, sarà che quando vi ho parlato di questi prodotti sì, li utilizzavo, però non in maniera frequente, nel senso non è che ogni volta che mi lavassi le mani utilizzavo questi prodotti, anche perché di solito adesso se li dovessi ricomprare, tipo Marsiglia, e quella al limone li terrei in cucina per lavarmi le mani quando magari cucino, perché per evitare magari di utilizzare il sapone per le mani, che so che tutti facciamo così e fate anche voi. Credo che siano leggermente, ma leggermente seccanti per le mani, quantomeno questo di Marsiglia. Gli altri un po' meno, mi pare che c'è la lavanda che comunque non dava tanti problemi. Diciamo che tra limone e Marsiglia un po' di secchezza alla pelle le dava. Nel lungo andare, quando tu lavi durante una giornata 5-6 volte le mani, lo risenti perché giustamente è un prodotto slittante, nel senso che quando voi mettete il prodotto e poi vi lavate le mani, avete la sensazione che non potete far scorrere la pelle ed è proprio il fatto che sgrassi. Quindi io mi sento che quello Marsiglia e al limone di utilizzarlo per la cucina, secondo me. Comunque nulla toglie che siano prodotti eccellenti, eccezionali e che comunque facciano il loro lavoro, però credo che siano leggermente aggressivi. All'interno ci sono sempre 500 ml di prodotto e un PAO di 6 mesi alla sua apertura, sempre Lidl, sempre 2,99. Poi ho finito sempre di Lidl una grandissima scoperta, anzi sono due, io qui vi mostro questo, l'altro ancora in doccia. Il detergente intimo lenitivo con calendula e aloe bio. È una nuova novità di Lidl, della CN Nature. Questo è certificato, ha un paio di 6 mesi, un paio di 6 mesi dalla sua apertura e 300 ml di prodotto. E costa 1,99 euro. C'è questo, più ce n'è un altro, ora non mi ricordo che cosa c'è all'interno. Però quello è un po' più fresco, questo è molto delicato ed è lenitivo. Allora, devo dire la verità, gli odori non sono nulla di eclatante, nulla di eclatante, però fanno la loro funzione, sono molto delicati, devo dirvi che nelle parti intime, anche nelle ascelle, nel viso, mi trovo veramente bene.
Quello ancora lo devo finire. Diciamo che questo è il meno peggio Commodore. Calcolate che quello l'avevo appoggiato sul lavandino, perché quando certe volte mi sciacquo la faccia, le ascelle, eccetera, lo dimentico lì. Le mie nipotine si sono lavate le mani e mi ha detto: Zio Pippo, dice, ma che puzza che fa sto prodotto. Effettivamente sì, perché all'interno non ci sono comunque profumi aggiuntivi, comunque sono gli odori degli oli, eccetera, che comunque è composto questi prodotti. Questo diciamo che è il meno peggio. Però non sono dei migliori comodori, ma poi chi se ne frega, dico, l'importante è che facciano il loro lavoro. Ve li consiglio, straconsiglio, ve ne posso parlare anche dell'altro, ve lo straconsiglio. Infatti li dovrò andare a ricomprare. Poi, ho finito della Persavon, l'altra volta avevo finito il detergente mani, della Persavon alla rosa, credo che era. Anzi, ce l'ho qui perché li sto conservando per poi farvi il video tutto insieme di tutti i prodotti. Questo era... Allora, zenzero e olio di argan, effetto idratante. Questo invece è rosa, peonia e olio di riso. Allora, a parte che le profumazioni sono paradisiache, buonissime, mi piacciono, a parte il packaging accattivante, molto carino, questa parte comunque che non è lucida, opaca, questo modo loro di spiegarti comunque il prodotto come nasce, veramente veramente bello. Anche le immagini che utilizzano hanno il suo perché. All'interno ci sono un po' di 12 mesi alla sua apertura e 500 ml di prodotto. Ovviamente non vi dice che è biologico, però all'interno ha estratti biologici. Ho letto l'inci, non è niente, niente di vergognoso. Certo, gli olietti sono messi verso la fine, però abbiamo qualche PEG, ma niente di eclatante, il PEG 40, eccetera, eccetera. Però comunque non sono male. Ci sono degli allergeni forse all'interno e quindi un pochettino potrebbe dare fastidio. Sono comunque... so che come marca è francese, però qua vedo che è prodotto in Italia. La mia amica che è francese, che è in Francia, mi dice che li utilizza e si trova anche lei bene. Io l'avevo trovata da Lidl, c'era uno stand, sapete quando loro mettono le cose così, e le ho acquistate. Ne ho un bel po' di altri prodotti, ve ne parlerò. Per il resto io mi trovo benissimo. Sono avvolgenti, la profumazione persiste. Hanno una consistenza che ti avvolge, fanno un bel po' di schiuma e ti senti veramente pulito. L'odore eccezionale. Quindi io ve li consiglio se li trovate, più che altro se ve li avete trovati da qualche altro posto, quindi supermercati, eccetera, scrivetelo, magari ci aiutiamo un po' tutti insieme. Poi ho finito la schiuma da barba freschezza con burro di karité, con aloe vera e cocco X-Men della Despar, questo di qua. Allora, io devo dirvi la verità, me ne frega niente di quello che c'è dentro, nel senso io lo utilizzo per togliere i peli dalla schiena, per se devo fare la barba, se devo comunque fare questa parte qui, per un po' per la schiena, eccetera. Quindi alla fine lo utilizzo solo per quello. Però comunque vi devo dire che fa una bella schiuma che non si smonta, che diventa quasi anche una crema e quindi fa scorrere bene il prodotto. Non ho altro da dire, la profumazione mi piaceva anche, sta aloe vera e cocco, non lo so a che cosa servino, però per quanto rimane quel prodotto che ci rimane poco, quindi ma niente, ci sono all'interno 300 ml di prodotto e non ha un pao, quindi amen. Da Despara non mi ricordo completamente quanto l'ho comprato. Poi ho finito dell'Oral-B. Questa di qua, queste setole qui. Adesso sto utilizzando quelle incastonate tra di loro e mi sto trovando divinamente. Infatti queste ormai le ho abbandonate perché chi se ne frega. Mi piace comunque, io non, vi ripeto, io non so più lavarmi i denti con lo spazzolino normale. Io ho dormito a casa di una mia amica, non avevo lo spazzolino, me ne ha dato uno nuovo, ma io, infatti la mia amica mi guardava e diceva: ma che stai facendo? Non so più lavare i denti con uno spazzolino normale. Calcolate che io utilizzo lo spazzolino elettrico da 15 anni almeno. Ero ragazzino quando lo utilizzavo, i primi che erano usciti e poi ho cambiato. E mi trovo ormai bene così. Costeranno anche tanto, ma li cambio ogni 3 mesi. Quando questa parte qui diventa trasparente,
li devi cambiare. Cioè, alla fine io mi trovo bene, li pagherò anche due di questi li pagherò anche 11-12 euro. Ma calcolate che li utilizzo per tanto tempo e mi trovo, no bene, benissimo. Poi ho finito questa lametta, che ve lo faccio vedere qui, è della Dorco. Io ora non mi ricordo, io l'ho comprato, credo, a Ipercop, credo, non voglio dire una cretinata. Erano in straofferta a 90 centesimi, invece costavano 2 euro e qualcosa. Devo dirvi che mi trovo bene, più di quelli della Sien, sempre questo modello così della Sien, non quello Man, ma quello Woman. Mi trovo veramente bene, ci sono quattro lame e questa striscetta qui fa la sua porca figura, quindi scorre tantissimo, lo utilizzo per tante volte. Calcolate che magari per l'igiene, per la parte intima utilizzo una lametta a parte, mentre per ascelle, schiena, un po' barba utilizzo soltanto la stessa lametta. Quindi se la trovate io ve la consiglio, è questa qui, Dorco si chiama, For Woman Dorco TRA400. Banda lubrificata, gli estratti di oliva, camomilla, allantonina, protegge la pelle, facile da risciacquare, ci sono qua tre lame all'interno, testina snodabile, manico ergonomico, quindi se la trovate dico compratela. Ho finito le veline. L'altro giorno ne ho trovati di nuovo tre di queste, tipo li ho acchiappati due pacchi perché io mi trovo benissimo e comunque credo che comunque valga la pena. All'interno ce ne sono 90, ci sono tre veli ed sono credo quelli più resistenti che ho provato finora, sempre da Lidl. Poi ho finito. Tadà! Allora, parliamo di questi. Non so quanto durerà sto coso, credo che già siamo a 15 minuti, boh. Quasi 16 minuti, ma ve ne sto parlando bene, cioè nel senso in maniera dettagliata. Allora, ho finito queste due salviettine struccanti. Per quando ho fatto sia il servizio fotografico e per qualche spettacolo, e le ho utilizzate non soltanto per me, ma anche per i miei colleghi e soprattutto per i modelli e le modelle che avevo. Allora, c'è una netta differenza. Questi di qua, a parte ci sono 25 in ognuna, costano che sono 90 centesimi. Allora, questi blu sono salviettine struccanti per pelli normali e miste. Questo tolgono anche il waterproof. All'interno però c'è il profumo. Qua invece è molto più delicato perché è per pelli sensibili e invece all'interno non ha profumo. Quindi se avete problemi di allergeni, eccetera, questo va benissimo. Io devo dirvi la verità, io mi sono trovato con entrambi bene. Sicuramente questo ti strucca di più. Quello un po' più strong, eccetera. Questo è più delicato, magari un trucco giornaliero lo può fare. Io mi sono trovato bene. Anche la profumazione di questa non è che sia spiccata. Io pensavo che entrambi non profumassero. Tanto che credo che nel video in cui li ho acquistati li ho dorati e vi ho detto: per me non hanno odore entrambi. Mi pare che ho detto così. Comunque, per me nessuno dei due ha odore particolare. Questo è molto molto lieve. Magari li metto giusti. E niente, io ve li consiglio perché secondo me sono molto carini, sono compatti. Io l'ho utilizzato anche per togliere il trucco teatrale, quindi se funzionano con quello funzionerà anche col vostro trucco giornaliero. Quindi mi trovo bene, acquistateli questi due, e quello azzurro e quello rosa. Questo è senza profumo, questo invece ha un po' di profumo. Ho finito il burro cacao, questo giallo, non trovo più il set da 3 da Lidl, vabbè se per questo stanno sparendo cose tipo questi di qua, i 4 di questa linea non si trovano più, non si trovano né questo né quell'azzurro e né quello rosa da 3 che costavano credo 1 euro e qualcosa, sono sparite un sacco di cose, cioè in alcuni Lidl li trovo, in altri non trovo alcune cose, credetemi che anche lì Lidl un attimino dovrebbe guardare. Dovrebbe andare a fare delle visitine all'interno dei loro punti vendita. Comunque, questi di qua io vi dico sempre che lo utilizzo per l'inverno, lo prediligo per l'inverno perché è molto più corposo. Quando lo stendete fa quasi fatica perché dà un film molto protettivo e lo sentite che c'è. Mentre quello azzurro, come dico sempre, è molto gloss, questo invece è molto più corposo. Questo è più adatto per l'inverno e la notte quando io lo metto, l'indomani mattina calcolate che lo
ce l'ho sempre. Quell'azzurro invece se lo metto durante la notte, l'indomani mattina non lo sento più. Quindi è qualcosa che è un film che voi sentite. Poi ho finito salviettine, cialbettine. Queste sono quelle tascabili con cui mi trovo bene e continuerò sempre, sempre a comprare e ne vorrò provare altri. Vi dico sempre che mi trovo bene non soltanto per l'efficacia, perché comunque puliscono, non hanno un odore particolare, ma perché hanno questa chiusura. Mentre vi faccio vedere questi, che poi io li ho messi da parte perché devo fare un video particolare, questi della Gentle, vedete, ha questo che non soltanto si sporca, vedete qui come sporco, però magari salta questo, vedete qui addirittura me ne è rimasta una perché si era seccata e quindi ho detto no. Mi trovo benissimo, sono quella della Lupilo, Lupilo, una cosa del genere, ce ne sono 20 all'interno e sono sensitive. È fatto veramente carinissimo, gli ingredienti sono duci duci, come si dice in siciliano, e ve lo consiglio. Io avevo preso questi che erano il pacco da 3 a 1 euro, credo, c'era l'offerta, eccetera, quindi ve lo consiglio. E poi una grande scoperta che ho fatto presso il punto vendita Conad è questa linea per bambini che si chiama Baby Natural, che in più anche certificato Natru. Allora, io l'ho comprato in offerta 1,49 euro, credo, ma credo che costano 2,40 euro, ma ci valgono. Sono eccezionali, hanno un odore molto molto gradevole, all'interno ci sono gli estratti biologici di camomilla e calendula, ha una formula di origine 99,5% naturale. Ce ne sono all'interno 72, molto compatto, quindi non dà fastidio, ha un pH fisiologico sulla pelle, elevata tollerabilità, senza fenossietanolo, senza SLES, senza PEG, senza parabeni e tessuto di origine naturale. Io ve lo straconsiglio, non ho altro da aggiungere, mi sono trovato benissimo con questo, benissimo. E niente, io ho finito, credo che ho parlato in maniera tipo, non so per quanto, forse 27 minuti, credo, eh? Quindi io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un bacio, iscrivetevi in tutti i miei social e noi ci vediamo presto, presto, presto. Ciao a tutti.